Ciao Goodlier, bentornato da Carlo. Se non ti ha sconvolto troppo la lezione scorsa, continuiamo con la descrizione dei modem router. Nello straordinario caso in cui decidessi di non utilizzare la trasmissione wireless di un modem router, potrai disabilitarla. Lo puoi fare tramite un interruttore posto sullo stesso, oppure tramite le impostazioni software accedendo al pannello di configurazione interna allo stesso. Assicurati solo, in caso di acquisto, che abbia una di queste due possibilità. Di norma gli attuali router modem ce l'hanno. Però parlando di collegamenti wireless, devi assolutamente sapere una cosa, che se non esegui alcuna impostazione di sicurezza, nel momento in cui colleghi il modem router al PC, la trasmissione non è sicura durante una connessione internet. O anche se il tuo computer è spento, ma il router è acceso. Mi spiego meglio. Il segnale trasmesso dal router verso il PC e viceversa è intercettabile e sfruttabile da tutti gli altri dispositivi con stessa tecnologia wireless, semplicemente facendo una ricerca delle reti disponibili dai dispositivi stessi. Che cosa significa? Premesso che tale atto è esso stesso illegale e quindi soggettivo, diciamo che se una persona nelle tue vicinanze esegue una ricerca, una scansione delle reti, rilevando la tua connessione, la può sfruttare a tua insaputa, apparentemente. Nella migliore delle ipotesi otterrai soltanto una riduzione di banda, quindi un leggero rallentamento nella velocità di navigazione. Se nelle vicinanze invece hai un malintenzionato, potrà commettere azioni più o meno illegali, penali e dannatamente malefiche senza che tu ne sia a conoscenza. O meglio, ne verrai a conoscenza quando ti arriverà qualche comunicazione da qualche magistrato o giudice. Non pensare che a te non possa accadere. È vero che esistono dei software che ti aiutano a rilevare lo sfruttamento illecito di una connessione wireless, ma perché rischiare il fondo schiena? Detto questo, cosa fare? Seguendo il libretto di istruzioni o la guida PDF nel disco allegato al modem, potrai creare una connessione sicura, o meglio, che parola presuntuosa, ragionevolmente sicura, inserendo dei codici di sicurezza personali durante una procedura guidata all'interno del pannello di configurazione dello stesso. Sono delle stringhe alfanumeriche, password, numeri, eccetera. Nulla di non realizzabile da una persona disposta a leggere. Questi codici creeranno la cifratura della tua connessione e solo i dispositivi in cui sono inserite queste chiavi potranno dialogare con il router e sfruttare quindi la tua connessione. Quindi solo chi in teoria è autorizzato da te. Puoi fare un respiro di sollievo, vero? No. Ora ti do una bella botta. Abbiamo detto che esistono dei software che ti permettono di individuare se la tua rete è stata craccata, ma ci sono altri programmi che aiutano i tuoi avversari. Infatti alcuni software permettono di conoscere le chiavi di protezione delle reti wireless. Bello, vero? E quindi che fare? Beh, se a qualche mese che mi segui avrai imparato un po' la mia filosofia. Quel che non ti serve non lo utilizzare solo per il piacere di adottarlo e poi danneggerai meno la salute della tua famiglia. Rimanendo in uno scenario terreno, aggiungo che utilizzare questa tecnologia per necessità però non implica la certezza di essere sfruttati in maniera malevola, anche perché fortunatamente i furbi sono una minoranza e poi l'abbattimento dei costi di dispositivi e connessioni ha reso pressoché inutile l'utilizzo di certi artifici scroccherecci. Naviga però in allerta. Che significa? Mantieni un'apertura mentale che ti faccia dubitare ed indagare quando qualcosa non funziona più nella maniera da te conosciuta, ad esempio un eccessivo rallentamento nella navigazione. Ricorda che a pochi sfortunati capiterà quanto ipotizzato e saremo tanto più sfortunati quanto più disinformati rimarremo. Chissà domina nel bene e nel male.
termino la trattazione dei dispositivi di navigazione parlando ora dell'esplosione di diffusione che si è verificata per un congegno piccolissimo che spero avrai notato utilizza anche la nostra Pasquina, la chiavetta internet. Da qualche anno a questa parte c'è stato un vero e proprio boom di vendite di questi dispositivi. Permettono di rendere connesso anche un computer su una montagna, che per ovvie ragioni di mercato non è raggiunto da tecnologia ADSL. Le Internet Key hanno una facilità di utilizzo straordinaria. Perché? Appena la colleghi, il computer la riconosce immediatamente e installa il software di gestione. Il tuo compito, una volta installata, sarà quello di esplorarla, cliccare sul file di setup ed installare il programma che ti permetterà poi di collegarti ad Internet. Al termine dell'installazione comparirà un'icona sul desktop e cliccandoci sopra si avvierà il programma di gestione della connessione al quale potrai avere accesso a alcune funzioni dedicate come connettere e disconnettere il computer, il tempo delle statistiche della connessione stessa, il credito residuo, gli SMS, il saldo a disposizione, la rubrica telefonica, le telefonate eccetera. Tali dispositivi utilizzano la rete dei cellulari per connettersi ad internet. Li puoi assimilare a dei modem al cui interno è inserita una SIM di un cellulare con un proprio numero di telefono. In questo caso il discorso sulla sicurezza della connessione non dipende molto da te, in quanto non devi impostare cifrature per la connessione stessa, ma solo se vuoi abilitare eventualmente il PIN di sicurezza come avviene all'accensione dei vari cellulari. Per scroccarti la connessione dovrebbero clonarti la SIM, proprio come avviene per i bancomat e le carte di credito. Il pagamento del collegamento sarà da te scelto in base alle necessità, poi. Potrai pagare a tempo, quindi a scatti, o a quantità di byte scaricati, o seguendo dei piani tariffari a canone mensile. Non ho volutamente citato un'altra possibile connessione. Sfruttare il telefonino come modem collegato al PC tramite il suo cavetto. Semplicemente perché le prestazioni sono inferiori rispetto alle chiavette internet, in quanto utilizzano una connessione con capacità di flusso di segnale minore. Comunque che dire, della serie finché c'è cellulare c'è internet. Nella prossima lezione conoscerai il dispositivo che riproduce ciò che vedi sul monitor, la stampante. Ora di nuovo un saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima!